Sono ripresi dal Palabasket Nando Di Leo gli allenamenti delle due formazioni di basket in vista di un fine settimana che potrebbe essere interessante. Partiamo dall'Olimpica che dopo la bella vittoria ottenuta contro il Ruvo di Puglia, su questo ci torneremo tra breve, sta preparando l'impegnativa sfida interna contro l'Invicta Brindisi che potrebbe dare con molte giornate di anticipo la promozione alla Serie C unica. E adesso veniamo a quanto è avvenuto nella partita contro il Ruvo vinta dalla formazione gialloblu. Ci sono stati i provvedimenti del giudice sportivo e per l'Olimpica c'è una mazzata non indifferente. Infatti uno dei dirigenti della squadra, Giuseppe Rosato, è stato inibito fino a fine mese, prima per espressioni offensive nei confronti di un avversario con espulsione e poi con un contatto con uno dei giocatori della formazione e di casa. Ma anche per il Ruvo non è da meno, infatti alla società è stata combinata un'ammenda di 240 euro per invasione del campo di gioco e per inibizione di un dirigente fino a fine mese per espressioni offensive nei confronti dell'avversario e poi venendo a contatto con uno dei giocatori gialloblu. Per quanto riguarda la Castellano Udas, prosegue la settimana di preparazione in vista della sfida contro la Timberwolves Potenza. Ovviamente l'obiettivo di arrivare al terzo posto non è ancora del tutto sfumato, ma ci vorrà un'impresa, ossia vincere tutte le partite per cercare di rientrare nell'otto delle squadre che potrebbero partecipare ai prossimi playoff.